Click! Ben ritrovati i miei cari avventori dell'Ujona Bar Calcio. Questo è il video, ok, dove andiamo a vedere quale sarà il probabile 11 schierato o schierabile da Siniša Mihajlovic per la partita di prendete taccuino e penna, ok? E scrivete sabato 20 marzo, ore 15, se non lo sapevate. Sapevatelo adesso, ok? Bologna Crotone, o meglio, Crotone contro Bologna, ok? Perché andremo a giocare a Crotone, se non erro e non erro. Allora, dunque, andiamo a vedere quale sarà la formazione che Mihajlovic schiererà in quei di Crotone. Prima di iniziare, però, miei cari avventori, ok, oltre a chiedervi se avete preso il vostro buon eptagono di cicchetti non appena alzati stamane e abbiate fatto colazione con cornflakes e bourbon whisky, vi rammento anche di clic, fare clic sul tasto rosso di iscriviti al canale dell'Ujona Barcaccio. Condividerlo, ovviamente, quando uno fa colazione, bourbon whisky e cornflakes, che cosa fa? Fa almeno due o tre condivisioni ai propri amici di FederRossoBlu, facendogli sapere l'esistenza di tale canale, e lascia sempre un mi piacino ai video dell'Ujona Bar Calcio. Bene, allora andiamo a vedere dunque quale sarà con tutta probabilità l'11 che Siniša Mihajlovic opterà di schierare contro il Crotone. Va detto che secondo me Mihajlovic andrà di certezza, nel senso che non penso sarà una partita dove proverà delle soluzioni nuove, detto anche che lo fa veramente poche volte, se non dei mismatch tra qualche giocatore, e anche voglio sottolineare come la natura dei cambi in corso di partita non sia quasi mai, quasi qualche volta sì, ma quasi mai volto a rivoluzionare l'assetto tattico, quanto invece a fare un cambio di uomini in termini di freschezza, mantenendo sempre quello che è il suo diktat, ok, modulistico, ovvero il suo 4-2-3-1. Dunque in porta ci sarà, come sempre, il nostro super palincato Lukasz Skrupski, che ormai sta diventando una certezza qui a Bologna, ok? Poi in difesa a destra ci sarà ovviamente, perché la società e l'allenatore e probabilmente lo stesso giocatore si è capito tutti all'unisono che Tomiyasu deve giocare sulla destra, perché è lì che può dare il meglio e soprattutto può esaltarsi anche in quello che la società stessa vuole in termini di appunto pubblicità da fare a Tomiyasu, per poi appunto in ottica futura di ottenerci il massimo nella rivendita, intendo. Nella linea dei centrali ci sarà Danilo e Somauro, o Sumarò, ditemi come cavolo preferite che si chiami, ok, che io ancora non l'ho capito, perché senti uno che dice Somarò, un altro Sumauro, un altro Somaro, no, Somaro no. Ok, sulla sinistra c'è Mitchell Dykes, il nostro terzino sinistro dal nome hollywoodiano, perché diciamolo, ha un nome un po' hollywoodiano. Sentite, Mitchell Dykes, ti viene ad esclamare: mo sorbole, avrà fatto Beautiful, non, almeno quante puntate, almeno 3.000 puntate di Beautiful, Mitchell Dykes, invece no, gioca nel Bologna. Ok, che quale onore, quale onore. Quindi Mitchell Dykes sarà sulla sinistra. Linea di mediani. Ecco qua, a mio avviso, Mihajlovic opterà, neanche, non posso neanche dire, una sorta di continuità, in quanto in realtà li sta alternando sempre in maniera abbastanza costante. Però insomma, a mio avviso schiererà Dominguez e Svanberg, ovvero quei due che in questo momento garantiscono dei tre qualcosa in più, nel senso che Scouten, anche con la cappella, la cagata, chiamatela come vi pare, che ha fatto nell'ultimo match contro la Sampdoria, a mio avviso è da dimostrazione come probabilmente Mihajlovic sa, perché lui che vede il ragazzo di tutti i giorni sa anche a livello mentale in quali condizioni potrebbe versare,
Mihajlovic disse di lui appunto che sta attraversando un momento un pochino annebbiato. Ecco, non vorrei che magari il ragazzo avesse in questo momento, questa fase della sua vita, magari qualche preoccupazione che a noi non è dato sapere. Per cui in questo momento Scouten, pur anche a mio avviso, essendo un ottimo giocatore, abbia un attimo bisogno di rifiatare mentalmente. Per cui vedo la più probabile Dominguez Svanberg in mediano. Alla tre quarti, anche qua c'è un dubbio a mio avviso sulla destra, perché anche qui Mihajlovic ci sta abituando un po' al ping pong, al pong e ping, ok, tra Skovolsen e il nostro Orso Orsolini. L'ultima volta ha avuto la meglio Skovolsen, va detto, almeno a mio avviso, c'è altri che hanno sostenuto il contrario, che Skovolsen nella bella vittoria contro la Sampdoria, secondo me è stato obiettivamente, però per altri non è stato così, uno dei peggiori in campo da parte nostra. E bisogna vedere se Mihajlovic voglia dare continuità alla scelta di Skovolsen. A mio avviso la darà. Quindi a mio avviso sarà Skovolsen quello che occuperà la casella di ala destra. Però insomma va detto anche occhio a non svilire poi troppo il nostro Riccardo Orsolini, che a mio avviso questa gestione bastone carota sta un po' andando un po' troppo sul bastone, e quindi anche per come è fatto Orsolini, secondo me avrebbe anche forse bisogno, ma così come Skovolsen stesso, anche perché qual è quel giocatore che non ha bisogno di sentire la fiducia da parte dell'ambiente e del proprio allenatore. Quindi insomma, bisogna stare attenti a queste dinamiche, insomma. Comunque Skovolsen, Mihajlovic, per quanto mi riguarda, lo preferirà a Orsolini nel match di sabato contro il Crotone. Al centro, alla tre quarti, come sempre, neanche a dirlo, neanche a porre qualche dubbio, ci sarà Soriano, che rappresenta ad oggi il nostro uomo più pericoloso, se non altro in termini di gol e assist. Questa è indiscutibile, è il nostro vero attaccante, diciamolo. Alla sinistra verrà riproposto Musa Barrow in quella situazione molto fluida che c'è stata contro la Sampdoria, dove l'unica punta figurerà Palacio, ma che poi sappiamo nell'effettivo delle cose Palacio e Barrow intercambiarsi durante il match, e quindi trovarsi molto spesso Palacio a fare l'ala e Musa Barrow il riferimento centrale. Questo anche per non dare dei punti di riferimento ai difensori avversari centrali, ma anche laterali. Ok, quindi questa a mio avviso la formazione più probabile che scenderà in campo. Va anche detto che Mihajlovic recupera tutti gli uomini della rosa, al fatto salvo Faragò e Santander, che sono i lungodegenti. Su Faragò c'è un grande punto di domanda, perché la vera domanda è quando mai questo qui si sia infortunato. Si sarà infortunato alzando un Tourtlan mentre lo mangiava, ok, nel suo brodo di Barmon Whisky una mattina. Gli sarà venuto un crampo distorsivo multiplo al polso, e quindi è fuori non si sa da quanto e non si sa per quanto. Invece su Santander sappiamo, dovrebbe tornare, come già dicemmo, ad aprile. Vediamo se così sarà, fermo restando che dovrà entrare in condizione, quindi un altro mesetto lo dovete mettere in conto, e quindi verosimilmente sarà pronto per metà fine aprile. Detto questo, comunque, quelli più papabili di poter entrare a partite in corso sono sempre gli stessi: Orsolini, Sansone, Vignato per la fase offensiva, Scouten e Medelle oppure De Silvestri per quella un po' più difensiva. Quindi questa è la situazione, ok? Aspettiamo tutti le parole alcoliche, come sempre d'altronde, di Siniša Mihajlović nella consueta conferenza stampa pre-match della partita, dove più che una conferenza stampa è un salotto, ok, dove si parla e ci sono i pasticcini e il tè e si parla un po' del più del meno. Qualche volta ci scappa la battuta sulle scarpe del giornalista, qualche volta si parla dell'incontro con il Papa, qualche altra volta si parla delle partecipazioni a qualche tribuna televisiva, quale Sanremo. Siamo tutti in attesa di sapere a questo giro. Io non faccio altro che fare dei pronostici su che cosa a questo giro appunto si potrà dibattere in conferenza stampa. Sono molto curioso. Fatemi sapere se anche voi nutrite tale curiosità in tal senso. Bene, miei cari mentori, con questo
Per il momento è tutto, ok? Attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui a Luigiona per Calcio dei nuovi video. E noi ci vediamo e ci sentiamo soprattutto alle prossime chiacchiere da bar.